You remember this beautiful lady here? Hi. Nella nostra società si conta sempre più sui medicinali per curare tutto, a partire dai mali della psiche. Ciò può portare ad abusi inquietanti, come racconta l'ultimo film di Steven Soderbergh. Rooney Mara è una donna che, angosciata dal ritorno del marito dal carcere, si fa prescrivere un trattamento che avrà effetti inaspettati. Nel film lo psichiatra è Jude Law. Il film non parla male della medicina. La medicina ha fatto miracoli cambiando la vita delle persone. Parliamo dell'abuso dei medicinali, di come questi siano diventati una specie di stampella anche per coprire gli istinti e le mancanze umane. Instincts and human failings. It was about 6 or 7 months later his wife turns up and says he has a whole other family in another state. He'd been lying to her. In questa pellicola Soderbergh ha lavorato di nuovo con Catherine Zeta-Jones, che aveva diretto 13 anni fa in Traffic. Di recente l'attrice ha rivelato di aver sofferto del disturbo bipolare, ha dunque un'esperienza diretta dei trattamenti farmacologici per la mente. From the tests, it's in the blood. Who can see the lies? Il film parla della depressione e delle prescrizioni mediche per curarla, di come ci possano essere abusi in questo campo. Le grandi case farmaceutiche insinuano che una sola pillola possa cambiare la vita, ma una pastiglia non può risolvere tutto. One pill doesn't fix all. It's the middle of the night. Turn down the music. Side Effects parteciperà alla 63esima Berlinale ed uscirà in Europa in primavera. Are we expecting someone? Em, can you hear me? What are you doing?